Ragazzi, una nuova serie ci sta togliendo ogni possibilità di vita sociale. Signore e signori, la serie più discussa ed emozionante degli ultimi anni. Un medico in famiglia 11. No, che un medico in famiglia 11? Con le nuove straordinarie avventure di Nonno Libero, Nonno Enrico. Ma no, l'altra serie, Daniel. Don Matteo con le nuove biciclette. Ma che Don Matteo, l'altra? Ah, 13 Reasons Why. Giusto? Sì, adesso glielo l'ho azzeccata. Ma di cosa parla? Anna Baker è una ragazza che ha deciso di togliersi la vita, ma prima di farlo registra 13 audiocassette con i nomi e le motivazioni che l'hanno spinta a compiere questo folle gesto. La serie è davvero emozionante e analizza il fenomeno del bullismo in modo crudo e diretto. Ma a parte il dramma, ci sono delle situazioni che possiamo dire particolari. Sì, perché oggi ci concentreremo sul coprotagonista di questa vicenda. Il più grande ciclista al mondo dopo Marco Pantani, Clay Jensen. A cui vorrei simpaticamente dire: perché non ascolti tutte e 13 le cassette insieme invece che farmi perdere ore e ore della mia vita in ansia per le tue fottute paranoie? Ma ti vogliamo bene comunque, Clay. Ragazzi, dopo aver visto tutte le puntate posso dire solo una cosa: date una vagina a quest'uomo! È un motorino. Sì, ragazzi, immedesimarsi in Clay Jensen è la cosa più brutta del mondo. Rimorchi a meno di Dani. No, ma vanno per te. Cioè, io comunque... Clay, devo dirti una cosa. Vuoi limonare? No, esco con Justin. Clay, devo dirti una cosa. Vuoi limonare? No, esco con Marcus. Clay, devo dirti una cosa. Sì, dai, lo so già. No, credimi, questa volta è diverso. Quindi? Sì. Vuoi esco limonare? Con Zach. Vabbè, dai, ma che palle! E l'unica storia che si evolve nella vita del nostro caro Clay è quella con la sua cazzo di ferita in fronte. Vi prego, curategli quella cazzo di ferita in fronte, non guarisce mai! Qualcuno chiami un medico. Oltretutto fa una vita davvero difficile, sua madre ad esempio è un personaggio alquanto irritante. Clay studia, Clay mangia, Clay bevi, Clay fa il bravo bambino, Clay, Clay, Clay! Me, ci hai rotto la sacca scrotale! Per non parlare del padre, colui che ha il dono di minimizzare qualsiasi cosa. Matt, tuo figlio è appena scappato di casa! Vabbè, dai, tornerà. Matt, tuo figlio continua a saltare la scuola. Vabbè, dai, sarà divertirsi. Matt, tuo figlio è indagato per l'omicidio di Anna Baker. Vabbè, dai. Ma vabbè, dai, una ceppa di minchia. E come se non bastasse, il nostro Clay è circondato da personaggi alquanto strambi. C'è Justin Foley, che prima di diventare un personaggio cazzuto ci viene presentato come un idiota che si lecca le labbra. Oh mio Dio. Dai, smettila. Ma sei scemo? C'è Bryce, il personaggio più odiato e concepito con il quoziente intellettivo di una scimmia. E infine il numero uno, il prescelto da Anna per la custodia e la diffusione delle cassette. Tony, il ciuffo di marmo che stalkererà Clay per tutta la serie, manco fosse l'amore della sua vita. Pronto? Clay deve ascoltare tutte le cassette. Clay deve ascoltare tutte le cassette. Clay. Devo cagare! Okay, ma le ascolto queste maledettissime cassette, le ascolto tutte! Ci registro pure in Spagna del 99! Ma lasciami cagare, santo Dio! E tutto questo viaggio di Clay prosegue fino alla ricerca della verità sulla morte di Anna. Ma niente spoiler. 13 è sicuramente una serie da guardare perché porta alla riflessione su ogni nostro atteggiamento quotidiano. A volte una frase che noi pare innocua può trasformarsi in un colpo letale per una persona. Anche noi in passato siamo stati vittime di bullismo. Eravamo grassi e sfigati e quindi prede facili. E pur rimanendo sfigati ci siamo accorti che sei forte solo se aiuti gli altri e non se li distruggi. Quindi se ti senti maltrattato non pensare di sentirti in colpa per esserlo, ma parlane con i tuoi amici e con la tua famiglia. Chi fa del male prima o poi verrà punito dalla vita e si renderà conto di ogni errore. E se invece non riuscite proprio a guardarvi allo specchio, guardate come eravamo noi a 13 anni e fidatevi, c'è speranza per tutti. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Se questo format vi è piaciuto, mi raccomando, arriviamo a 150.000 like. E suggeriteci qua sotto un'altra serie da commentare a nostro modo, naturalmente. E un saluto pantelliano a tutti! Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con stop bullismo. Mi raccomando, in tantissimi. Tutti qua sotto.